Se invece decolliamo e l'aeroplano pianta uno starnuto durante la prima fase di salita, che possiamo dire dai 0 ai 500 piedi, cercheremo un campo alla nostra destra o alla nostra sinistra e forzeremo un atterraggio. Domanda essenziale, ti è Sì? mai successo? No. Bene. Sorpresa, sorpresina, Insta One R. Bottina e salirai prima tu. Per salire dall'altra parte, chiaramente metti prima la mano qua, piede sulla pedivella o non so come la vuoi chiamare. Sali con entrambi i piedi sopra l'ala, ok? Quando sei qua danni non ne fai, c'è il longhorno centrale, quindi qui puoi, non dico ballare il tip tap, però quasi. È un po' come calarsi in un'auto da corsa, no? Dai una mano per appoggiarti quando scenderai giù, no? Una mano ti appoggi qua, così porti il peso in avanti, metti prima il piede, poi un altro piede e poi a quel punto A ti fai posto? calare. A salire chiamiamo una gru. Ah, scusami. Vabbè, No, vai, vai, tranquillo. tanto, esatto. Uno, due, Vai. tre, Con tutti e due i piedi, bene, bene. quattro. Sinistro, destro, cali. Ehi, sei già pronto per volare? Ok. Allora, adesso noi chiudiamo, accendiamo, scaldiamo, decolliamo e ci divertiamo. Però devi sapere un paio di cose. Allora, cosa facciamo? Ci metteremo in testa la pista, diamo motore, l'aeroplano accelera. Se l'aeroplano per un qualche motivo dovesse piantare uno starnuto, cioè il motore dovrebbe spegnersi o dare dei problemi, che non siamo ancora decollati, tirerò via motore, frenerò e cercheremo di fermarci in pista, ok? Se invece decolliamo e l'aeroplano pianta uno starnuto durante la prima fase di salita, che possiamo dire dai 0 ai 500 piedi, cercheremo un campo alla nostra destra o alla nostra sinistra e forzeremo un atterraggio, che qui sarebbe molto bello che non capitasse, per quelle montagne, i boschi, un conto è da me che è tutta campagna e quindi lo metti giù che quasi puoi anche non far danni. Nel caso in cui raggiungiamo i 500 piedi e abbiamo quel tipo di problema, faremo una virata e ritorneremo in pista. Domanda essenziale, ti è Sì? mai successo? No. Bene. Non dimmi che c'è sempre la No, no. prima volta. Nel caso in cui io durante il volo per un qualche motivo dovessi avere un malore, non essere più in grado di pilotare l'aeroplano, devi fare due cose. Chiaramente noi avremo il motore acceso, quindi come con la macchina tutta la chiave la giri a sinistra per spegnere il motore e tira forte questa leva rossa. Con questa leva rossa che c'è qua si apre il paracadute balistico che abbraccia l'aeroplano e tu scendi insieme all'aeroplano col paracadute. Chiaramente sarà acceso su boot, è come con la macchina, però ha più step, quindi 1, 2, 3, comunque tutto a sinistra che vai su off. Il motore si spegne, l'aeroplano inizierà a venire giù e tu tirerai questa leva rossa. Chiaramente questo pin adesso lo rimuoviamo prima di partire, quindi sarà così. Tiri la leva rossa, sentirai un bel botto e si apre un paracadute che ti porta giù. Ok? Bene, però questo è importante perché se per caso devi uscire e io non posso fare, devi far tu. Prova. Tiri e poi spingi. Ok, c'è un po' di peso, sentito? Ok, basta che lo sai che devi dare un po' di energia. Accendiamo la radio, accendiamo le luci. Ok. Accendiamo anche questo, solo quellino. Con gradini bravo 074 default 36.
come vedi stiamo viaggiando 180 km all'ora di anemometro, 185 di ground speed, di velocità del GPS. A volte non coincidono perché dipende dal vento, non c'è vento quindi corrispondono le due velocità. Adesso voglio far provare un po' quello che nel mondo di tutti i giorni difficilmente provi, cioè giocare un po' con la forza di gravità. Allora, la forza di gravità, che noi qua chiamiamo forza G, significa in poche parole che nella vita di tutti i giorni normale tu sei sottoposto a un G, che significa, diciamo che tu pesi 80 kg, ok, eccetera eccetera. Quando hai una forza che agisce sul tuo corpo di 2 G, significa che tutto il tuo peso raddoppia, cioè hai una forza pari al doppio del tuo peso. È come se si fosse raddoppiata la forza di gravità. Se andiamo a 0 G, vuol dire che sei in assenza di gravità. Allora, come facciamo a giocare con la forza di gravità con l'aeroplano? È molto semplice, con le virate. Con le virate noi possiamo aumentare il fattore di carico, un po' come in macchina, se tu acceleri forte, no, ti senti schiacciare sul sedile. Allora, adesso ti faccio provare i 2 G. Li faremo praticamente facendo una virata in tondo, ok? E la faccio verso destra, così potreste avere anche un po' di vertigini, perché vedi là la cadere giù e io, perché sono cattivo. Allora, quando iniziamo la virata ti dirò, prova a sollevare il piede, e adesso ce la fai, no? Ok, perfetto. Dopo ti accorgerai di cosa vuol dire provare a alzare il piede. Allora, iniziamo, quindi. Guardiamo che non c'è nessuno attorno. No, bene. Tiriamo un po' di piede e tiriamo. Prova adesso. Senti che pesa, hai fatica? Sì. Abbiamo fatto 2,2 G, possiamo rifare anche di là, stessa cosa. Dai conto che mi sento già Charles Leclerc. Senti come tira. Dai, questo lì siamo a 1,8 G. Ok, compiti al 4,74. Comunque si sente, è il doppio del peso. Prova a immaginare quando senti parlare i piloti di Formula 1 che arrivano a 4G, 6G, o i piloti di caccia 9G. Prova a immaginare la forza che agisce sul tuo corpo, se noi già 2G lo sentiamo. Vedete che possiamo giocare con la forza di gravità, possiamo farla aumentare, l'abbiamo aumentata, però possiamo anche farla diminuire. Diminuiamola. Come si fa? Una specie di scampanata, cioè adesso noi rallenteremo l'aeroplano alzandolo, cabrandolo, e poi lo faremo picchiare di colpo, una specie di torri gemelle di Mirabilandia, ok? Quindi prendeti molla giù, ti sentirai sollevare dal sedile, non ti aggrappare a niente perché l'istinto è quello di oddio cado, ok? Non stiamo cadendo invece, ok? Io non mi aggrappo a nulla. No, stai tranquillo, rilassato e niente. Allora, iniziamo la nostra rallentata, diamo il muso, questo è impressionante, questo eh? È tipo Gardan, è molto impressionante questo, vero? Spettacolo, c'è qualcuno che soffre anche queste cose? Beh, comunque c'è gente che soffre anche le giostre di Gardan. Sì. Adesso noi, allora vedi l'aeroplano, io non ho l'autopilota inserito, però se noi lo trimiamo bene, oggi vedi, fa tutto lui, eh? 474 in finale, pista. Vedi? Pilota automatico. No, senza pilota, eh? È lui, è la fisica. Adesso lui tende a girare un po' a destra, forse perché pesa un po' di più. Ti avvisi, giusto? Sì, sono avvisi per gli spazi aerei dove in teoria non dobbiamo andare. Ok. E vedi che sta andando dritto da solo. No, prima, quando sono venuto, che c'erano più termiche alle tre, è tutto così, capito? È tutto così. Allora quello dà fastidio alla gente. È un po' come essere in barca, blu, a un certo punto. A un certo punto un po' di vomitino ti può anche venire. Poi sono le persone che sono più predisposte, altri che per qualche motivo lo sono meno. Io quando mi diverto non soffro nulla. Un'altra cosa particolare, noi da solo abbiamo perso un po' di velocità, abbiamo preso un po' di quota, 170, se io calo di potenza, da 24 metto 22, con calma.
calma perché l'aeroplano ha tutti i suoi tempi, però la velocità cala. Questo si chiama campo delle velocità del primo regime. Diminuisco la potenza per diminuire la velocità. C'è invece un altro campo di secondo regime, dove io diminuisco il motore per non farlo andare in stallo, per non farlo scendere, aumento il muso. Arriva un punto che la velocità crolla. E allora io devo dare il motore. Non ti preoccupare dell'avvisatore in stallo. Non ti preoccupare. Siamo molto lontani dallo stallo. Allora guarda che paradossalmente adesso ho la stessa potenza 20 più di map di prima. Prima facevo 160 all'ora, adesso sono a 100 km/h, 105, 110, l'inclinazione. Perché sono nel campo di secondo regime, vedi come siamo sdolzato. Adesso lo tiro giù e lui riprende velocità, vedi? 120. Sto anche perdendo quota, però una volta che riprende la sua velocità, con la stessa potenza di prima, eccoli qua, 150 all'ora e variometro a zero. Quello di prima era campo di secondo regime, vuol dire che la tua resistenza aerodinamica è talmente elevata che tu per star su hai bisogno di più potenza. Kong India Bravo 074 in finale 1-8 per passaggio sullo campo. L'atterraggio è una bella parte, è la parte di molto delicata. Grazie, ma figurati. Ti è piaciuto? Ho un pochino di invidia, tantina così, però ragazzi grazie mille quel ragazzo qua, a parte che sa pilotare alla grande. No, però... non abbiamo fatto niente di particolare. Ma basta e avanza. Divertiti sempre nei limiti chiaramente della macchina, con un po' di forza di gravità, G positivi, G negativi. Qual è che hai preferito di più, positivo o negativo? Allora... Cioè, o meglio, qual è, insomma, raccontami un po' la tua sensazione. Allora, da un punto di vista di sensazioni è molto bella la negativa, è un po' in stile Gardaland. Ok, sì. Per chi non conoscesse Gardaland, un parco divertimenti che abbiamo qui al nord. Però da un punto di vista proprio di emozione, le virate sono qualcosa... Ti piacciono di più? Sì. Sì, perché oltre a esserci il discorso ovviamente di peso maggiore, c'è anche un discorso visivo di impatto, di inclinazione suggestiva che è impagabile. Ah, quando lo vai a mettere giù? Sì. Top Gun. Top Gun. Maverick nell'ultimo film arrivava a 9? 9G, sì, noi siamo andati a massimo 2-2 oggi, direi basta. Sì, sì, basta, credo che si svenga per molto meno, di 9. Molto, sì. Sì. Esperienza fantastica, quindi grazie mille a Marco, anche perché è venuto a trovarmi, e adesso un po' di strada ce l'hai tu. Un'oretta di volo, sì. Più che un po' di strada, un po' di cielo. Sì, esatto, la cosa bella degli aeroplani, che non abbiamo magari raccontato prima, quando si va via non esiste il traffico. Non esiste il traffico. No, le rotonde, no semafori, no code in autostrada.
E quindi esperienza davvero fantastica, spero che le immagini vi siano piaciute. Vi lascio in descrizione il canale di Marco, andate, iscrivetevi perché davvero vi divertite. Vi aspetto, E poi ce lo portiamo in qualche live, così ci racconta qualcos'altro su questo fantastico mondo. Sì, mi piace, anche perché poi mi hai già accennato qualcosina sulle aeromodelli, che è un discorso che anch'io voglio trattare, quindi ce ne sono di argomenti. Sì. Spero che ti sia divertito. Ah sì. Che non sei stato male. No, quello no. Diciamo che ormai è assodato che Pinotti non soffre in mal d'aria. Sei pronto per diventare pilota? Anche di macchine vere, diciamo così. Su quello ho i miei dubbi. Però grazie mille Marco, grazie. Buon ritorno, ci vediamo alla prossima qui sul canale. Ovviamente iscrivetevi anche sul mio. Ciao! Ciao ragazzi! Elica!